un servizio sacerdotale durato 40 anni con zelo e spirito cristiano per la sua gente, quella stessa comunità parrocchiale che a Villa del Fuoco ha voluto intitolare il largo antistante alla Chiesa della Madonna di Villa del Fuoco a Monsignor Giuseppe Comerlati, con il vescovo Valentinetti e il sindaco di Pescara tra gli altri presenti. Monsignor Comerlati, già vicario, ha lasciato un segno, hanno detto i fedeli, indelebile della sua missione, capace di trascinare centinaia di giovani e famiglie in un quartiere con tanti problemi di integrazione. A distanza di 10 anni dalla sua scomparsa, tante sono le testimonianze. Fondatore del gruppo Agesci 8 di Pescara, poi delle comunità neocatecumenali, con la realizzazione della nuova chiesa, Monsignor Valentinetti ha presieduto il rito e sulla facciata è stata scoperta una lapide con la foto del prelato. Manterei a un mio ricordo particolare se non ricordassi la sua dedizione a questa comunità, a questa realtà, perché questa realtà ha espresso tutta la sua pastoralità e tutta la sua dedizione. Possiamo dire con gioia questa mattina che rendiamo grazie al Signore per un presbitero che ci è stato donato, venuto da lontano, ma a servizio di questa chiesa locale. Oggi noi siamo qui per scoprire una targa dedicata a Don Giuseppe Comerlati, un parroco che è stato una guida per tanti che lo hanno conosciuto. Lo diceva Padre Carmine, che ha rappresentato la sua storia attraverso questo simbolo che l'ha accompagnato tutta la vita, ma ha accompagnato tutta la vita di molti di voi, molti della nostra comunità pescarese.